Lo so cosa state pensando. No, non è il solito stabilizzatore per smartphone. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto sul canale un prodotto veramente molto molto particolare. È uno stabilizzatore per smartphone, ma non il solito stabilizzatore che siamo abituati a vedere su Amazon, piuttosto in tutte le varie recensioni che si vedono in cui abbiamo questo stabilizzatore che ci permette di avere immagini stabili quando stiamo nelle nostre gite, nelle nostre scampagnate, quando siamo a visitare una città. No, questo è qualcosa di molto molto diverso. È sempre uno stabilizzatore per smartphone, ma mirato a degli usi molto molto particolari. Sì, perché lui è nato per lo sport e intendo sport di squadra. Infatti lui si chiama Easebot Eye Cameraman. Cosa vuol dire? Che ha un'intelligenza artificiale integrata che gli permette, tramite la sua app dedicata, di utilizzarlo appunto con sport di squadra, in cui farà praticamente tutto lui. Noi non dovremmo fare assolutamente niente se non metterlo su un cavalletto, metterlo più o meno a metà del campo di gioco, dopodiché lui farà tutto. In base al tipo di sport che andremo a selezionare nella sua app, lui sarà totalmente autonomo. Ma prima di andarlo a vedere da vicino e di spiegarvelo più nel dettaglio, guardiamo cosa c'è all'interno della confezione una volta che vi arriva a casa. Allora, abbiamo una scatola a chiusura magnetica, troviamo subito il manuale di istruzioni in lingua inglese e cinese, troviamo un sacchetto dove inserire il nostro stabilizzatore Easebot Go per il trasporto senza andare a danneggiarlo, quindi lo potremo mettere in uno zaino, in una borsa. Dopodiché abbiamo un cavo per la ricarica USB Type-C. Poi abbiamo un laccetto per fissarlo al polso, dopodiché abbiamo un piccolo treppiede per appoggiare su un piano il nostro stabilizzatore, anche se ovviamente per utilizzarlo appieno dovremmo avere un cavalletto. Ed infine ecco qua che troviamo lui, il nostro stabilizzatore. Vedete che da richiuso è molto compatto, si apre in un attimo, vedete, tac, è già pronto all'utilizzo. E andarlo a richiudere è altrettanto facile, basta farlo agganciare nelle appositi fermi ed ecco qua che l'abbiamo già richiuso, quindi in un attimo lo si apre e lo si chiude. Lui è molto semplice, non ha cose particolari. Qua sotto abbiamo la vite per andare a fissare appunto il treppiede in dotazione o qualsiasi altro cavalletto con la classica vite standard. Dopodiché abbiamo qua da parte la presa Type-C per la ricarica, mentre per le altre funzioni, anche se non sono niente di che, perché come abbiamo detto lui funziona tutto in autonomia con la sua intelligenza artificiale tramite la sua app dedicata. Ed ecco qua il nostro Easebot Go Eye Cameraman. Questo gimbal molto particolare, semplice, non ha cose eccezionali se non un'intelligenza artificiale dedicata appunto agli sport di squadra, che gli permette veramente di gestire tutto in autonomia e di avere le azioni di gioco, tutto quello che succede, osservato e tenuto sotto controllo e registrato dalla sua intelligenza artificiale nel nostro smartphone. Lui ha dato un po' a tutti gli smartphone, intendo come dimensioni, sia che siano iOS che Android. Infatti anche l'app dedicata che si chiama Easebot Go è disponibile sia per iOS che per Android. Infatti la prova che faremo oggi la faremo utilizzando un iPhone 15 Pro Max, quindi un telefono molto grosso. Qua sopra vedete che abbiamo una scritta con una freccia che ci indica sia la direzione del telefono, quindi la scritta ovviamente va messa che sia leggibile, e la freccia che indica da che parte devono essere le videocamere. Quindi lo vado ad inserire. Una volta inserito e centrato in quello che è appunto il suo supporto, perché più è centrato più ovviamente lui lavorerà in maniera ottimale, più il telefono sarà centrato, basterà tenere premuto il tasto d'accensione per qualche secondo e voilà, il dispositivo si è già messo in posizione per funzionare. Allora, come abbiamo detto, lui è un dispositivo molto semplice per quanto riguarda le funzioni. Abbiamo, come abbiamo detto, il tasto d'accensione e che se è premuto qualche secondo va a spegnersi. Se lo vado a ripremere per qualche secondo lo accendo. Se invece faccio un clic veloce vado a girare il telefono in modalità orizzontale. Se ripremo un secondo lo rimetto in modalità verticale. Dopodiché abbiamo il touch
tasto M che ogni volta che lo vado a premere andrà a cambiare una lucina qua sopra. Abbiamo quattro lucine a LED. Queste quattro lucine a LED cosa vogliono dire? È il funzionamento del gimbal, perché lui è stabilizzato su tre assi meccanici. Andando a cambiare una di queste quattro opzioni, cambierà quale funzione del gimbal viene bloccata. Cosa vuol dire? Che non lavorerà con tutti i motori contemporaneamente, ma alcuni motori verranno bloccati, perché in certe riprese potremmo aver bisogno di andare ad utilizzarlo in maniera diversa. Però adesso noi lo lasciamo in modalità default, che è LF, che appunto è la modalità in cui utilizza tutti i motori. Dopodiché qua abbiamo un joystick che ci permette, vedete, di andare a muovere il gimbal in maniera manuale, ma come vi ho detto lui è nato per fare tutto in autonomia, quindi senza toccare niente se non le impostazioni dell'app. Sì, perché l'app dedicata che dovremo utilizzare si chiama appunto Isbot Go, che come abbiamo detto è disponibile sia per iOS che per Android. Allora, l'applicazione, come vedete, è semplice nel suo utilizzo. Di impostazioni bisogna tenerla in verticale, poi quando andremo a fare le nostre riprese ovviamente andremo a mettere il telefono in modalità orizzontale. Allora, qua sotto abbiamo solo le impostazioni ovviamente in cui dovremo registrare l'applicazione per andare a impostare alcune cose, ma veramente molto semplici. Vedete il linguaggio, che poi la lingua italiana comunque non c'è, quindi ci interessa relativamente, di default è già in inglese, ed altre impostazioni. Dopodiché abbiamo quel tasto casetta che ci fa tornare ovviamente nella home. Poi qua sopra abbiamo il manuale, che se ci vado a cliccare si connette al sito dove abbiamo tutte le istruzioni di utilizzo. Dopodiché abbiamo i tutorial video che ci permettono appunto di capire come fare, che ci permettono di capire come utilizzare questo stabilizzatore in maniera semplice, guardando appunto dei video. Dopodiché entriamo in quello che è la parte più interessante. Se io vado a cliccare sul simbolo della videocamera, ok, vedete che ho tutti gli sport disponibili: calcio, basket, football, cioè hockey, cioè abbiamo un bel po' di sport, soprattutto quelli più gettonati qua in Italia, che può essere il basket e il calcio soprattutto. La cosa interessante è ovviamente che lui differenzia anche il tipo di calcio che noi andremo a registrare. Secondo me questo dispositivo diventa veramente interessante per gli allenatori che vogliono avere registrata la partita di calcio o un allenamento nel miglior dettaglio possibile e senza che nessuno stia a registrare, dove l'intelligenza artificiale faccia tutto lei, registri tutte le azioni di gioco, tutto quello che succede, e poi dopo la partita analizzare quello che è successo con i ragazzi della squadra, perché comunque secondo me diventa davvero utile appunto con magari i ragazzini, i bambini, per fargli capire determinati movimenti o situazioni. Quindi calcio, basket, soprattutto il calcio, che poi è lo sport più giocato in Italia, sicuramente diventa molto interessante. Alcuni sport sono ancora in modalità beta, tra cui vedete il football, il lacrosse, il power soccer e il single mode. Facciamo soccer, quindi calcio. A questo punto possiamo andare a scegliere tra varie opzioni. Se io faccio next, quindi avanti, vedete, possiamo scegliere se è una partita 5 contro 5, 7 contro 7 o 11 contro 11, quindi in base al tipo di partita che andremo a analizzare. Ma una cosa ancora più interessante, oltre a questa che già secondo me è molto interessante, perché quindi lui si imposta con la sua intelligenza artificiale nel gestire un campo grande rispetto a un campo piccolo, oltre al numero di giocatori minore, anche la fascia di età, vedete, over 14 o under 14, quindi lui capisce, ha bisogno di sapere queste informazioni per lavorare al meglio, ed è veramente veramente una figata incredibile. Io l'ho provato, è pazzesco. Non vi posso far vedere adesso i video che ho fatto, perché ho registrato dei bambini, dopo succede che la privacy, soprattutto sui minori, questa cosa, quindi vi sto facendo vedere quello che invece sono i video che hanno fatto quelli di Isbot Go. Quindi loro hanno fatto il loro video, quindi io faccio vedere il loro, dove si vede qualsiasi cosa, ma non mi interessa, non sono video che ho fatto io, sono quelli che loro utilizzano per i loro spot pubblicitari, perché comunque io l'ho provato, ho registrato, ma poi sapete come funziona. Se faccio vedere dei bambini, ragazzini, poi magari succede un casino, magari no, però preferisco evitare. Quindi quello che state vedendo è quello che è in grado di fare, e questo capite che è pazzesco. Per determinati utilizzi diventa un prodotto incredibile. Poi lo si può utilizzare anche per il tempo libero, andare in giro a fare riprese, diciamo nelle gite di famiglia, nelle scampagnate, quando andiamo a visitare una città,
come diciamo stabilizzatore normale che come conosciamo tutti, però quello per cui lui nasce ed è la morte sua, ragazzi, è questo, cioè essere utilizzato per fare riprese di gioco sportivo totalmente in autonomia, cioè lui posizionato su un cavalletto a bordo campo, a metà campo, e ragazzi fa tutto da solo, è fantastico. Cioè io lo so che ci sono tanti allenatori che vorrebbero avere le riprese della partita fatte in un determinato modo per farle rivedere ai loro ragazzini dove hanno sbagliato, che movimenti hanno fatto, ma anche gli adulti, perché comunque rivedere cosa si è sbagliato e spiegarlo mentre si guarda è molto più semplice che spiegarlo ricordandosi quello che si è fatto, cioè praticamente una cosa che poi non funziona. Invece così, ragazzi, è qualcosa di veramente pazzesco. Stessa cosa poi con gli altri sport, nel senso che se io entro qua e vado a selezionare basketball, vado quindi basket, vedete abbiamo anche qua, vedete sia il tipo di campo utilizzato che quello che sono l'età dei ragazzi utilizzati, se sotto i 14 o sopra ai 14 anni. Poi torniamo indietro, adesso vi faccio vedere che se io entro in calcio, faccio start, in questo caso è 5 contro 5 over 14, adesso il telefono è in verticale, vado con un click a girarlo in maniera orizzontale. Allora qua abbiamo la qualità video che possiamo scegliere tra Full HD o HD, io lascio Full HD, quindi la massima risoluzione che lui registrerà con la sua intelligenza artificiale per avere tutte le riprese in un determinato modo sarà in Full HD. Non abbiamo altra modalità di utilizzo, quindi non abbiamo il 2K, non abbiamo il 4K, solo in Full HD. Anche perché che cavolo di dimensione ci vorrebbe la memoria del telefono a registrare una partita di calcio in 4K, per dire 90 minuti in 4K, cioè sarebbe improponibile. Invece in Full HD tutto è più semplificato, perché si ha il giusto rapporto qualità-dimensione del file. Dopodiché qua sotto abbiamo i tre puntini che sarebbe il menu, dove possiamo andare a scegliere determinate opzioni. Vedete, abbiamo la massima durata video 30 minuti, 60 minuti, o potremo andare a scegliere decidendo direttamente noi quanti minuti vogliamo che registri. Quindi essendo fatto il video totalmente in autonomia dal gimbal, dalla sua applicazione, dal telefono, impostando la durata del video si spegnerà automaticamente alla fine dei minuti impostati. Dopodiché abbiamo anche la possibilità di attivare un auto zoom, quindi lui, vedete, con on zoomerà le parti in cui secondo lui ci sarà la necessità di zoomare, se ci interessa avere delle zoomate, altrimenti potremo disattivarle. O anche auto tracking, che va ovviamente in automatico a selezionare determinate azioni, determinati giocatori, cioè seguirà lui e terrà lui inquadrato il soggetto in autonomia. Dopodiché abbiamo impostazioni avanzate, che in cui potremo andare a decidere l'angolo di rotazione del gimbal, quindi quanto vogliamo che lui ruoti per seguire quello che è diciamo l'azione. Possiamo adesso impostato a 110 gradi, ma può arrivare a 60 minimo o 180 massimo. Dopodiché abbiamo anche la velocità di movimento del gimbal, potremo anche qua andare a decidere, queste sono impostazioni di default, poi uno se le può andare a regolare in base alle sue esigenze, perché comunque anche regolare la velocità di movimento dei motori è una cosa interessante, soprattutto per determinate riprese. Poi da questa parte abbiamo, vedete, la carica della batteria che è al 90%. Dopodiché possiamo andare a rimuovere le icone esposte cliccando qua, vedete, vado a rimuovere tutte le icone, quindi avrò lo schermo pulito, anche se ovviamente in registrazione non ci sarà niente di tutto questo a prescindere. Dopodiché possiamo andare, vedete, a attivare o disattivare il microfono, quindi potremo avere il file video silenzioso o con quello che sono appunto i rumori, e poi ovviamente cliccando il tastino rosso faremo partire la registrazione. Quindi ragazzi, capite che è un prodotto veramente incredibile per le situazioni per cui è stato creato. Allora, a questo punto è arrivato il momento di parlare di prezzo. Il suo prezzo è di 189 euro, poi se riesco a recuperare i coupon sconto li lascio qua sotto in descrizione insieme al link d'acquisto, così potete risparmiare qualcosa nella sua versione base, cioè questa, così come lo vedete con la confezione che ho io in questo momento. Poi è possibile acquistare separatamente
direttamente o anche in fase d'acquisto la versione con il telecomando, quindi non bisognerà più andare dove c'è lui per far partire la registrazione, fermarla o regolare alcune impostazioni. Lo potremo fare da un telecomando che si va a collegare Bluetooth, però è opzionale, o bisogna acquistare già la versione che include appunto il telecomando. Quindi ragazzi, detto tutto questo, spero di essere stato chiaro, spero di avervi trasmesso e fatto capire cosa è in grado di fare questo stabilizzatore, cosa ha di diverso da tutti gli altri stabilizzatori che siamo abituati a conoscere, di qualsiasi marca loro siano. Lui ha un qualcosa di diverso, è nato per un utilizzo specifico, come ho detto lo si può utilizzare anche come stabilizzatore normale, però diciamo che la morte sua, il suo punto di forza, quello per cui è stato creato, sono gli sport di squadra. Quindi ragazzi, se questo mio video in cui vi ho portato la mia recensione e le mie opinioni riguardante lui, l'Isbot Go AI Cameraman, vi è piaciuto, l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità come questa. Ciao e al prossimo video!